Ci alziamo in piedi per accogliere i sacerdoti celebranti il canto Lodate Dio. Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra, cantate a Lui che l'universo creò. Somma sapienza e splendore, lodate Dio, uno e trino Signore. Lodate Dio, meta e premio dei buoni. Cantate a Lui, sorgente di ogni bontà, per tutti i secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni, e mia colpa, mia grandissima colpa, supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, e te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo, tu sei l'onore
del nostro popolo. Ripetiamo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signor Dio, che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà del cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi ci mette di fronte ad una donna sofferente che è affidata a San Giovanni Apostolo. Però dall'altra parte è la donna che assume in sé l'Apostolo e così diventa madre. Penso che tante di voi siete madri. Nel momento in cui una donna partorisce, porta alla vita un bambino, porta una grande gioia nel mondo, perché dà la vita. Così anche la Madonna, nel momento in cui è stata presa da Giovanni nella sua casa, non diventa discepola di San Giovanni, ma diventa madre. Ed è interessante questo aspetto da un punto di vista biblico, perché di per sé, nel momento in cui una persona moriva e non c'era nessuna parte maschile nella famiglia, la donna doveva essere assunta in una casa, perché non aveva più nessuna identità. In quel tempo le donne non avevano un'identità come hanno oggi. Ed ecco che nel momento in cui è assunta da Giovanni nella sua casa, il paradosso è che non Giovanni assuma la Madonna nella sua casa, ma la Madonna diventa madre per Giovanni.
in tal modo diventa anche madre di ognuno di noi, diventa madre della Chiesa. E la Chiesa non è fatta dai presbiteri, dai vescovi, è fatta da ognuno di noi. E nel momento in cui noi entriamo nella Chiesa, entriamo in una casa. Perché questa è la bellezza dell'essere cristiano, abitare in una casa. E ogni casa ha un padre e una madre. Il padre è Dio. E questa è la grande rivelazione fatta da Gesù Cristo. Perché Dio è padre, abunda mashmaya, un padre amato. Ma ogni casa non ha soltanto un padre, ha anche una madre. Tutti siamo venuti nel mondo attraverso una madre. E questa madre che abita in questa casa di cui parla il Vangelo di Giovanni diventa madre di ognuno di noi nel momento in cui noi abbiamo la capacità di riconoscerla come madre. Noi veniamo al mondo attraverso la mamma, però nel tempo riconosciamo la mamma come mamma. Non soltanto perché ci dà il cibo quotidiano, ci allatta, ma per il fatto che ci ama. Così anche la Madonna. Se noi abbiamo la capacità di nutrirci da lei ogni giorno facendo una preghierina alla Madonna e costruendo un rapporto con lei, ci accorgeremo del fatto che la Madonna diventa madre, diventa mamma in un cammino di vita. C'è un bel libro di Martin Buber che si chiama Il cammino dell'uomo. Martin Buber è un ebreo e a un certo punto lui dice così: il cammino di ognuno di noi inizia con una bella domanda messa in atto dalla Genesi, capitolo 3 della Genesi. Adamo, dove sei? O meglio, donna, uomo, dove sei? Nel momento in cui ci accorgiamo dove siamo, riusciremo ad iniziare il cammino. E il cammino inizia nel momento in cui noi ci accorgiamo che siamo in una casa, e questa casa è la Chiesa, che con il suo mantello ci guida. E nella Chiesa c'è la Madonna, non al di fuori della Chiesa. E la Madonna guida la Chiesa. Per questo Papa Francesco pochi mesi fa ha messo la festa di lunedì dopo Pentecoste, Maria, Madre della Chiesa. Perché la Madonna guida la Chiesa, ma la guida in quanto ognuno di noi ha la capacità di riconoscerla come tale. Perché la Chiesa è ognuno di noi. Nella casa ci siamo tutti. E ci siamo nel momento in cui ci riconosciamo come figli. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino,
amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Amen. L'offertorio se m'accogli. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per quelli che non l'hanno avuto mai, se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, frutto della vita, quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pentiti e accorgi, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lava, mio Signore, da tutto il mio corpo e purifica il mio nome. Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa
e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E adesso, riconoscendoci fratelli e sorelle, se abitiamo in una casa, tutti siamo fratelli e sorelle, indipendentemente dalla lingua, dal colore o dal sesso. Siamo tutti fratelli e sorelle fra noi e come tali invochiamo il nostro Dio come Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alle nozze dell'agnello, ecco colui che prende su di sé tutti i peccati del mondo.
hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida e verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare. Sei vero amico solo tu. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare. Sei vero amico solo tu. Alla tua mensa corsi siamo, pieni di fede nel mister. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo la grazia di trovarci in questo luogo dove la Vergine è apparsa ai tre pastorelli. Proveniamo da varie parti d'Italia, in modo particolare da Brescia, da Milano, dintorni, da Viterbo. C'è anche presente una coppia di sposi, appena sono in viaggio di nozze. E ora il padre Mario, dei padri Giuseppini del Murialdo, benedice tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di concludere questa Eucaristia, innalziamo la Vergine di Fatima alla nostra preghiera di consacrazione. La recitiamo noi sacerdoti anche a nome vostro. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo,
sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori la verità eterna che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Madonna di Fatima ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo a portare a tutti la gioia della casa. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Dia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Splendente di luce un sole apparia, col volto suo bello veniva Maria. Ave, ave, ave Maria, ave. Portava Maria, che addita ai fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria, ave. Manteniamo qui alla Cappellina delle Apparizioni un clima di silenzio e di preghiera.